Buonasera, che la forza delle stelle sia con voi e con il vostro spirito. Il mago Mercedes è a vostra completa disposizione per risolvere qualsiasi problema di amore, di soldi e di salute. Potete formulare il numero sovrimpresso della vostra televisione compilando l'144, oppure per chi ha bisogno di un consulto privato può chiamarmi direttamente ad orario di studio allo 0828 33 52 26. Possiamo passare dalla regia con la prima telefonata. Se cortesemente vorrei chiedere alla regia di accendere. Aspettiamo la prima telefonata in arrivo. La forza delle stelle sia con voi. Potete chiamarmi per qualsiasi tipo di consulto, per qualsiasi problema, anche di ordine parapsicologico, in quanto il centro esoterico di studi del mago Mercedes si occupa di studi a livello altamente scientifico. Abbiamo una competenza, ecco, abbiamo la prima telefonata in linea. Abbiamo una competenza maturata da anni nel settore. Se l'amico in linea ci può cortesemente attendere un secondo, ecco, si mette un attimino in attesa. Maturata da anni nel settore, a differenza di tante persone che si dicono maghi, ma non sono dei veri maghi, sono degli imbroglioni e dei malfattori. Mi conoscono, sono tanti anni che opero in questo settore al servizio della magia, e credetemi signori, non lo facciamo per i soldi, non lo facciamo per i soldi, sono consulti assolutamente gratuiti a prezzo di una semplice telefonata. Potete rivolgervi anche direttamente a me per il mio studio. Abbiamo dei metodi di divinazione con le carte napoletane, con i dadi, con la clessidra e con la sugomanzia, un'arte antichissima divinatoria che mi è stata tramandata dal mio maestro. Se vogliamo possiamo procedere con la prima telefonata. Tesoro, ti sento, da dove chiami? Chiamo da Torre del Greco. Da Torre del Greco, un saluto all'amico di Torre del Greco, che la forza delle stelle sia con te. Guardami fisso e pensa intensamente al tuo nome. Guardami. Sì? Sì, ti sto guardando. Mi chiamo Peppe. Guardami intensamente, Peppe. Non pensare a tempo che passa. Non pensare a tempo che passa, Peppe. Guardami fisso. Peppe, da dove chiami? Torre del Greco. Torre del Greco, in provincia di Napoli, è vero? Stai chiamando dalla provincia di Napoli, è vero? Ebbene sì. Bene, Peppe. Peppe, quando sei nato, ti dispiacerebbe? Il 24 ottobre. 24 ottobre, quindi sei un sagittario, è vero, Peppe? Per piacere, cortesemente pregherei il studio di allontanare quei ragazzini. Cortesemente i ragazzini fuori. Stiamo lavorando. Peppe, scusami. Sono qua, mago. Dimmi, caro. Sono Scorpione, però non sono Sagittario. Scorpione ascendente Sagittario, è vero? No, sono Scorpione ascendente Scorpione. Controlla bene la tua data, perché potrebbe esserci un errore. No, è secondo la tua. Controlla bene la tua data, perché potrebbe esserci un errore. No, controllato bene. Stiamo a sentire, beh. O Mario, o fai tu o faccio. Allora, se ti dico di controllare bene la tua data, significa che al momento in cui è nato, è probabile, tu sai benissimo che esiste al momento in cui noi, ognuno di noi nasce, esiste una congiunzione stellare. E questo non è un fatto che tutti sanno. Scusa Marco. Prego. Ma io ci ho controllato con proprio certificato, proprio l'orario esatto, sono Scorpione ascendente Scorpione. Ma la persona che ha scritto questo certificato
Santi Dio, ditemi voi che cosa ne sa di queste cose. Dicono. Ah, non lo so, chi? Pensa, ma non sa. Sono sagittario, ascendente sagittario. Ascendente sagittario. Non dici tu. Non è che non dici così. Signori, ma se qua. Se qua mettiamo a parte la fiducia, se viene a mancare la fiducia, allora io vi posso dire rivolgetevi ad altri operatori sui cui risultati io non posso garantire. Va bene, Marco, scusa. Vai, andiamo avanti. Che vuoi sapere? Volevo sapere come andava il lavoro. Come andava il lavoro? Perché. Benissimo. Tu stai lavorando in questo momento? No, sono disoccupato. Ecco. Va benissimo. Allora vuoi il consulto con le carte? Facciamo un consulto con le carte? Come voi. Facciamo il consulto con le carte. Peppe di Torre Annunziata, hai detto? Torre del Greco. Di Torre del Greco. Provincia di Napoli? Sì. Esatto? Sì. Le carte dicono anche questo. Peppe, cortesemente, adesso guardami. Ti sto guardando. Un numero da 1 a 7. 5. 5, benissimo. 1, 2, 3, 4 e 5. Peppe, tu sei disoccupato? Sì. Peppe, qua le carte parlano chiaro. Tu sei, diciamo, in una, attualmente in una situazione, ti trovi in una situazione lavorativa di disoccupazione. Esatto questo? Sì. Ecco, dalle carte si riesce a vedere chiaramente che in questo momento tu non stai lavorando perché sei disoccupato. È vero. Esattamente. È questo che volevi sapere, Peppe? C'è qualche altra cosa? Vogliamo vedere la lavoro? Io volevo sapere se trovavo lavoro nei prossimi giorni. Ecco, ma se tu non mi dici, ma che pure, però. Voi, una piccola parentesi, voi quando andate a parlare dovete cortesemente dovete essere chiari, perché se voi mi chiedete una cosa, ecco, mo l'amico Peppe da Torre Annunziata mi ha chiesto se avete sentito qua le carte. E non mentono. La magia stellare assoluta che non mette ha dimostrato la carta che parla chiaro. Il nostro amico è disoccupato. Ecco, tu vuoi sapere se troverai lavoro. Peppe, io vedo delle prospettive di buone speranze. Dovresti trovare il lavoro, potresti trovarlo. Un poco dipende anche da te. Questo che volevi sapere? Grazie Marco, grazie. Vogliamo vedere anche l'amore, la salute o passiamo con la prossima telefonata? Pronto, Peppe? Vabbè, andiamo, regia cortesemente, un bicchiere d'acqua e la prossima telefonata. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. Ah, è una signora? Signora o signorina? Signorina. Signorina, da dove chiami, Gioia? Siamo da Lucera. Chiami da Nocera, Nocera superiore? Nocera inferiore. Nocera inferiore, provincia di Salerno, giusto? Sì. Devo sapere qualcosa sull'amore. Qualcosa sull'amore. Come ti chiami, cara? Maria. Maria, quando sei nata, Maria? 3 maggio. 3 maggio, 3 maggio, ascendente Capricorno? Veramente. Tu sei. Ascendente Lascia stare quello che ti ha detto tua mamma. Io te lo dico io, ascendente Capricorno. Tu sei un Capricorno, sei un carattere un po' difficile, è vero? Non lo so, così dice il mio ragazzo, ci litigo spesso. Ci litighi col tuo ragazzo? E io credo di aver capito anche il perché. Grazie Regina. Come volevo sapere come andava questa storia? Se vi sposavate, Maria quanti anni c'hai? 22. 22. E a 22 anni c'hai di vuoi sposare con il tuo ragazzo? Ma... Ci dobbiamo quasi sposare per forza. Da quanti anni lo conosci questo ragazzo? Da 2 anni.
Come si chiama? Si chiama Giovanni. Giovanni è nato? È nato il 18 settembre. 18 settembre Sagittario? No, veramente, il 18 settembre. Come pare che è Sagittario? Buono. Io parlo sempre dell'ascendente. La magia stellare si riferisce solo ad esclusivamente. Non lo so, sono molto emozionata. Non ti preoccupare, stai tranquillissima perché qua sei fra amici. Sia ben inteso, noi questa attività la svolgiamo in un ambito di amicizia. Non è un'attività a scopo economico, non è un'attività io non ci guadagno niente, è un'attività perché questi poteri che mi sono stati donati attraverso il mio maestro, io ho l'obbligo, nonché il piacere, di trasmetterli a voi e di metterli al servizio di voi, cari amici. Allora mi dicevi, Anna? Maria. Maria, il tuo ragazzo. Il mio ragazzo. Si chiama il tuo ragazzo? Giovanni. Giovanni, Giovanni, abbiamo detto quindi. Scafati lui. Scafati. Maria, vogliamo vedere le carte? Ricordatevi che ci sono anche i dadi, ci sono le carte napoletane, ci sono le nacchere, c'è la magia astrale della clessidra e c'è la sumomanzia, questa nuova arte divinatoria che mi è stata tramandata dal mio maestro. Non lo so. Maria, dimmi tu, sono a tua completa disposizione, io posso stare qua anche un'ora. Pure le nacchere vanno bene. Pure le nacchere, benissimo. Il tuo nome? Adesso dirai una lettera alla volta. M. Maria, non ti distrarre, tesoro. M. Vuoi sapere riguardo all'amore? Allora puoi dire il nome del tuo ragazzo Scandiscino. Gio, va, mi. Ah no, una cosa lentamente. Gio, va, mi. Allora, adesso sapremo il risponso della sacra nacchera. Maria, tu vuoi sapere l'amore? Se ti sposerai, dimmi un numero da 1 a 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maria, devo darti una brutta notizia. In questo momento vedo Giovanni sta con un'altra donna. Un'altra ragazza? Con un'altra ragazza. Ma è più grande di me? No, perché io tengo qualche sospetto. Questo non te lo so dire. È più grande di te. Hai qualche sospetto? Senti, ma possiamo parlare con più calma, magari. Certamente, certamente. Maria, a te ti hanno fatto qualcosa. Ma io. Ecco, io. Ecco, diciamo. È un po' esigente a dirtelo, ma. Purtroppo vedo che tu dovresti avere il malocchio addosso. Ecco, sono cose che ti spiace. Tu c'hai in casa una. C'è in casa per caso qualche amuleto? Hai comprato qualcosa da qualcuno? Ti sei rivolto a qualche altro mago? Veramente, io siccome vedevo questo sospetto, allora ho telefonato, perché qua è difficile vedere al mio mago, e allora ho telefonato prima un altro e mi ha. Maria, ti hanno fatto qualche cosa? Hai controllato tutta la casa? Che devo controllare? Io non so vedere. E allora io ti dico solo una cosa. Innanzitutto dovremmo pigliare un consulto privato. Dove se posso chiamare? Puoi chiamare al numero sovraimpresso, lo 0828 30. Tutti i giorni, cioè. Tutti i giorni, tutte 24 ore. Poi. A proposito, amici carissimi, vorrei chiarire una cosa. Il numero che qui trovate sovraimpresso, non tutti purtroppo possono avere la fortuna di parlare direttamente, avere i consulti in diretta con il mago Mercedes,
ma sono assistito da validissimi collaboratori. Se voi formulate in questo preciso momento il mio numero, non vi risponderò io, vi risponderà un collaboratore altrettanto valido, da me addestrato, mio cognato, per l'esattezza, oppure potrete parlare per avere la supomanzia o la magia delle nacchere dalle nostre sensitive Sibilla, Lunera e Mercedes. Ma così tu, Mercedes? Allora, tesoro, mi dicevi? Tesoro, stammi a sentire quello che ti dico. Tu c'hai qualche cosa in casa che ti hanno fatto e che tu devi uscire a trovare. Ecco. Non posso vedere. Ma guarda dappertutto, potresti guardare sotto il letto, imbizzata per dentro il materasso, oppure dietro lo sciacquone del bagno. Non si perde giornate intere. Tu non ti rendi conto che stai combattendo contro forze più grandi di te. Tu non perdi tempo, al limite verrò direttamente io a casa tua. A volte queste cose possono celarsi, possono essere nascoste per piacere dalla regia, possono essere nascoste anche in quelli che apparentemente sembrano dei regali, come gioielli, orologi brillanti. Quindi tu dovresti cercare immediatamente di disfartene, anzi ti pregherei, quando vieni a trovarmi allo studio, porta tutti questi regali che ti hanno fatto, in modo che io vedrò di esorcizzarli per togliere le influenze negative. Ma i gioielli di mia mamma, che non sta bene. Tutti i gioielli che tieni a casa, gioielli, quadri di valore, chiavi di casa. Io, attraverso la magia dei duplicati, la macchina, realizzerò un duplicato di questi oggetti e te li potrò dare tali e quali, così come tu me li hai consegnati, ma liberati da questa energia esorcistica negativa che ha allontanato da te il tuo Pasquale, Giovanni di Scafati. Va bene, tesoro? Va bene. Sei rimasta soddisfatta? Chiamami in studio e mi raccomando. Come insomma? Sono le brutte notizie, non è che. Ma purtroppo la magia è anche questa. Certo. Io non è che sono qui per dare belle o brutte notizie, io posso soltanto dirvi la verità che mi viene trasmessa dalla conoscenza astrale, trasmessami direttamente, avuta in regalo dal mio maestro. Va bene, tesoro, chiamami allo studio e mi raccomando, non dimenticarti niente, gioielli, quadri di valore, anche il televisore, tutto quello che c'hai in casa che può essere di qualche valore. Anzi, facciamo una cosa, tesoro, verrò direttamente io a casa tua ad accertarmi dell'entità di questo malocchio che ti hanno fatto. Va bene. Va bene, tesoro? Tesoro, richiamami, grazie, ciao. Buonasera, allora continuiamo, vorrei ricordare agli amici della sugomanzia, questa, ecco, abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto? Pronto? Mago Mercedes? Mago Mercedes, da dove chiami, caro? Da Agropoli. Agropoli, provincia di Salerno, esatto? Sì. Benissimo. Che si dice ad Agropoli? Tutto a posto. Tutto a posto? Tutto a posto. Come, allora, come avvieni questa trasmissione? La prima volta che chiami? È la prima volta che riesco a prendere la linea, vado. Lo so, purtroppo questo è un problema. Da una parte sono cose che danno soddisfazioni, ma dall'altra parte ci dispiace che non tutti possiano avere un consulto in diretta con Mago Mercedes. Io ho provato una volta, ho risposto un'altra, non ci ho voluto parlare. Non do... si facete a cusino, facete fa brutta. Io ho detto, o vi rispondo io, o vi rispondono i miei collaboratori, Samantha, Lumera o mio cognato, non c'è problema, è la stessa cosa, tale e quale identica come a parlare con me. Un poco di fiducia, abbiate un poco di fiducia nel vostro Mago Mercedes. Caro, mi senti, sei ancora in linea? Sì, Mago. E allora tu ti chiami? Io mi chiamo Antonio. Antonio, benissimo. Antonio d'Agropoli. Sì. Allora Antonio, dimmi, che cosa vuoi sapere? Di sapere quando sono nato.
Antonio, non fare lo spiritoso. Antonio, non scherziamo con la magia. Antonio, stai attento. Non la prendere come una minaccia mia personale, ma come una minaccia della magia stellare, Antonio. Sono forze più grandi di noi, ti pregherei di non fare lo spiritoso, ti pregherei di posare il telefono e di passare con un'altra telefonata. Grazie dalla regia. Andiamo avanti, purtroppo c'è gente che non si rende conto con che cosa sta scherzando. La magia è un'arte antichissima, è una delle arti che sin dai tempi degli antichi romani quest'arte veniva praticata. Pronto? Pronto, qualcuno in linea? Pronto, Marco? È piacere dalla regia. Mago? Sì? Sei tu Mago? Sono io, chi parla? E va bene, oggi abbiamo degli spiritosi. Il mago Mercedes, ricordatevi una cosa, voi che credete, chi si fa buona rete al telefono è sempre un merdil. Ricordatevi, gli uomini veri le cose le vengono a dire in faccia. Io so chi sono queste telefonate, lo so benissimo. E c'è invidiosa. Pronto? 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 Ma Mercedes? Sì? Buonasera, ti ho telefonato per un consulto. Come ti chiami? Enzo. Enzo, da dove chiami? Da Cava dei Tirreni. Cava dei Tirreni, provincia di... No, lasciamo stare la provincia. Lasciamo stare la provincia? Come sarebbe a dire lasciamo stare la provincia? Perché avesse nessun contratto. Ho capito, va bene, in queste cose il mago Mercedes non ci vuole entrare. Queste sono altre discussioni e sono fatti vostri. Il mago Mercedes è al servizio di tutti, al servizio degli scafatesi, dei paganesi e dei nocerini, che poi la domenica ci vogliamo vedere su uno stadio e amichevolmente per così dire, ecco. Dircene quattro, io sono il primo a farlo, ma rimane una cosa circoscritta all'ambito del campo di calcio. Non ho niente contro i cugini della Sarnese, sebbene io non li tifi. Anzi, vorrei approfittare per lanciare un appello, perché domenica ci sarà il derby scorso abbiamo avuto degli spiacevoli equivoci, e soprattutto vorrei lanciare un appello a Don Ciro Griscuolo, che l'altra volta avrebbe meritato una tiratina di orecchie per come si è comportato. Ma lasciamo perdere, andiamo avanti con il Mercedes. Allora, se dici una cosa, dimmi. Un numero che ci hai fatto è 144. Esattamente, è il nostro numero sovrimpresso. Sono 3.000 di un minuto. Sono... Voi non guardate quando viene la telefonata al minuto. Questo è un servizio pubblico. Purtroppo siamo costretti ad adeguarci a dei prezzi per supportare le spese, perché il mago Mercedes in questa operazione non ci guadagna una lira. Intanto fino a oggi ho speso 25.000 lire, ancora ben spattato. Ma prego, voi non guardate, non vi fate pigliare dai soldi. I soldi nella vita non sono niente di fronte alla potenza stellare della magia. Noi siamo qui per risolvere problemi, e di fronte ad un problema grave, di fronte ad un problema di salute, di fronte ad un problema di amore, non ci stanno soldi che abbassano. Dimmi caro, allora, che cosa vuoi sapere? Un concorso. E ci fatto un concorso, mago. Va benissimo. Ci vinto un concorso. Vuoi sapere se hai vinto il concorso? Che cosa vogliamo fare? Da domanzia, clessidromanzia, abbiamo anche la sugomanzia. La sugomanzia? Va benissimo, sono felice che l'amico abbia chiesto la sugomanzia, perché finalmente ho la possibilità di portare questa grossa novità. Questo è un segreto, per così dire, unico, non conosciuto da nessuno. È un segreto che mi è stato, per piacere dalla regia, è un segreto che mi è stato tramandato dal mio maestro. E questa sugomanzia consiste nella lettura
attraverso il sugo di un animale che popola i nostri mari, il polpo, di riuscire a vedere e a prevedere il futuro. Amico, come ti chiami e quando sei nato? Enzo. Enzo. Vado a casa. Amico Enzo, quando sei nato? 66. 66, specificare la data con correzione. 25 settembre. 25 settembre, Capricorno? No. Esatto. Bilancia. Allora forse il mago Mercedes, l'italiano non parla, un cinese non parla più, ma Mercedes, io mi riferisco all'ascendente. L'ascendente. Toro. Ascendente, come ascendente toro? Toro, io sono bilancio ascendente toro. Amico di Cava, per caso vicino a te c'è qualche oggetto metallico che disturba? No, hai però capito. Hai qualche cosa di metallico addosso? L'orologio. Non mi... Esattamente, toglilo l'orologio cortesemente, perché disturba il campo elettromagnetico gravitativo e io non posso... Poi guardami direttamente e concentrati sulla telecamera. Ascendente Capricorno? Esatto? No. Santa pazienza. Tu hai fatto questo concorso circa 2 mesi fa, esatto? Veramente l'hai fatto aprile. Aprile di quale anno? Di quest'anno, esatto? Di quest'anno. Esatto. A che ministero l'ho fatto, mago? Tu hai fatto questo concorso, il concorso ad aprile che c'è stato alla Cava? Alla Cava? Per vicino urbano, esatto? No. Amico di Cava, ci deve essere qualche oggetto che interferisce. Tu hai qualche oggetto metallico vicino a te? Tengo la linea di fidanzamento. Qualche cosa di più grosso che interferisce nel campo astrologico? Acidur. Probabilmente, amico di Cava, ti aspettate, ma come mi levo pure quella? Ti ho detto e ti ripeto, non portate oggetti metallici addosso, non incrociate le gambe e non pensate a niente. Dicevamo di questo concorso, è un concorso per vincere? No. Amico, stai a sentire, per caso c'è qualche grosso oggetto di un frigorifero e una televisione a casa tua? Sto in cucina. Ci sta il frigorifero? Sì. Ecco, dovresti scostarlo cortesemente, perché se ti è possibile... Ma il frigorifero... Qualche altro... Ecco qua, la cucina è di metallo? No. E tutti di gnaro. La cucina... Ecco, allora potrebbe essere il televisore. C'è il televisore? Forse. Ecco, se dovresti spostare il televisore cortesemente, anzi dovresti spegnerlo. Lo spengo? Sì, spegni il televisore perché disturbano, emana delle frequenze che disturbano il consumo. Da questo momento... Lo sento solo al telefono, maestro. Ecco. Poi cortesemente dovresti abbassare il ricevitore del telefono. Pure. E il consulto non ti preoccupare, te lo farò io. Però una cosa soltanto, vi posso chiedere, mago? Dimmi. Ma per caso... Voi qualche tempo fa insegnavate Aikido. Il mago Mercedes esercita, il mago Mercedes, io credo di aver capito, molte persone mi confondono, ma non sono io. Il mago Mercedes esercita questa professione dalla bellezza di 15 anni. Ma tenevate pure le macchinette del popolo. Sono 15 anni. Ti prego di abbassare il telefono perché disturba la ricezione in regia. Ti continuerò io da solo il consulto. Allora, dicevamo, l'amico di Cava vuole sapere quale sarà l'esito del concorso di vincitore urbano. Purtroppo per l'amico di Cava non ci sarà niente da fare. Sembra che tu questo concorso dovresti riprovare a farlo magari in altra sede e avere un poco più di fortuna e sperare nella forza e nella salute degli astri. Grazie, adesso cortesemente dalla regia non passatevi telefonate,
perché il mago Mercedes in esclusiva. Regia, cortesemente non passatemi telefonate. Pronto? Pronto? Mago Mercedes. Questa è l'ultima telefonata, dimmi caro, da dove chiami? Chiamo da Salerno. Mago Salerno. Salerno. Salerno, provincia di Napoli, giusto? Zona Porto. Zona Porto, benissimo. Che si dice al porto di Salerno? Si pesca. Ah, ecco, pescatore? No. Ho capito, benissimo. Andiamo avanti allora con l'amico di Salerno. Come ti chiami, amico di Salerno? Mago Mercedes, ti seguo da un sacco di tempo. Ti ringrazio. Ti piace la nostra trasmissione? No, però cioè ho telefonato perché c'è un problema. Benissimo, e noi siamo qui proprio per questo. Cortesemente dalla regia da picciare, grazie. Audizione. Dimmi, amico di Salerno. Ma come c'è mia madre che non sta bene. Capisco. Quanti anni c'ha tua madre? 60 anni. 60 anni, è ancora una ragazzina. Com'è che non sta bene? Da quanto tempo so? È un po' depressa e non sta bene da 6 mesi. Ho capito. Volevo sapere se il medico era bravo o era uno scafisso. Lasciateli perdere i medici. Quando è nata tua mamma? Non mi ricordo. Non ti ricordo, all'incirca? C'ha 60 anni. C'ha 60 anni, quindi siamo nel 95, è nata 53-54? 35. Del 35, benissimo. Ascendente. Segno il zodiacale? Pesce. Pesce. Pesce, quindi è agosto, il mese dei pesci. Allora, andiamo avanti. Come vuoi il consulto? Abbiamo la sugomanzia, abbiamo la clessidromanzia, la natomanzia e poi abbiamo il corno africano. Che per la prima volta abbiamo introdotto in televisione la magia del corno africano, il potente talismano, scusate, stavo al contrario, il potente talismano africano. Come lo vuoi il consulto, amico? Con la supomanzia. Con la supomanzia, benissimo. Non è per te, è per tua mamma, giusto? Giusto. Tua mamma ha 60 anni? Giusto. La supomanzia non mente, signori. Possono sbagliare le carte, ma l'arte della supomanzia è una scienza precisa. Tua mamma ultimamente è stata poco bene. Sì. Ha avuto dei problemi di salute. Esatto. Vedo che tua mamma è un po' depressa. Molto depressa, come lui. Molto depressa. Ha fatto delle lastre? Sì. Soffre un poco di artrosi? Sì. Ha la gamba sinistra? Sì. Esatto. Amico di Salerno, qui ci sarebbe bisogno di un consulto privato, perché sono argomenti delicati e io non so se possiamo parlarne adesso in diretta. Ma non è preoccupante. Lo so, tua mamma c'ha un altro uomo. Per caso c'ha avuto una relazione con un altro uomo? Ma questo... Te l'ho detto, sono argomenti un po' delicati, non se ne può parlare in televisione. Tua mamma, diciamo, sta con una persona minorenne? Sì, Marco. È uno zincaro? Sì. Sono argomenti delicati, non ne potrei parlare in televisione, sarebbe meglio risentirci in privato. Ha avuto, diciamo, dei rapporti con questa persona? Marco, ma voi siete veramente bravi. Lo so, però purtroppo sono delle faccende un po' private che non sono cose anche un po' brutte a dirsi. Voi siete stato adottato, amico di Salerno? Mago, lo sospettavo.
Ecco, io sono cose un po' private, ecco, preferirei parlarne in un consulto privato. Sento un'altra voce in regia. Scusi, ma non tenta, di cuore. Per piacere dalla regia, se potete passare, abbiamo un rientro audio, grazie. Signori, a questo punto... Maestro, ma veramente ne pago. Veramente ne pago di soprannaturale. Ehi. A questo punto, il mago Mercedes vorrebbe presentare all'attenzione un fantastico amuleto che tutti quanti potete acquistare presso gli amici di questa emittente che gentilmente si sono posti alla disposizione nostra e del nostro affezionatissimo pubblico. Si tratta delle bacchette di Astrakhan provenienti dall'antica Cina. Queste bacchette, per l'amore, per la salute, per il lavoro e per la fortuna. Un attimo cortesemente pregherei dalla regia di aspettare. È per piacere, se cortesemente lasciate il telefono, perché disturba. Vado. Ripetiamo. E rispondo in un momento. Passate a sta telefonata. Come si può lavorare? Pronto, vado. Pronto, da dove chiami, amico? Cioè da Vietri. Da Vietri sul mare, provincia di Salerno? Sì, cioè da Salerno. Amico, come ti chiami? Mi chiamo Pasquale. Ecco, amico Pasquale, quindi forse anche a te potrà interessare la nostra offerta delle bacchette di Astrakhan provenienti dall'antica Cina, bacchetta della fortuna, della salute, dell'amore e del lavoro. La bacchetta della salute di Astrakhan, che potete ricevere comodamente a casa vostra al prezzo, a modico prezzo di 255.000 lire, escluse le spese di spedizione postale per il recapito della cosiddetta bacchetta alla casa vostra, è dotata di poteri soprannaturali in grado di guarire qualsiasi, e dico qualsiasi, problema di salute. Vai, vago! La bacchetta di Astrakhan dell'amore, pregherei l'amico di Salerno di attendere, è in grado di risolvere qualsiasi problema, problemi di separazioni, problemi di infedeltà coniugali, problemi di bisticci, problemi di famiglia, problemi, insomma tutto quello, di problemi anche se diciamo così, di mazzate con il padre. Ecco, questa bacchetta dei poteri veramente favolosi, basta applicarla due volte al giorno. Dove vado? Non fare lo spiritoso, amico di Salerno. Prima e poco di andare a dormire. Tutta quanta. E la bacchetta ha veramente dei poteri meravigliosi, perché è stata caricata con delle essenze speciali provenienti dall'antica Cina. Mago, ma il mese scorso mi avete venduto quell'amuleto per 180.000 lire. Ha avuto dei buoni risultati, amico di Salerno? Sì, io avevo il problema di mia moglie che mi tradiva. E che cosa è successo? E ho risolto questo problema. Ci siamo separati. Ecco, benissimo. E questa è una testimonianza, amici in diretta, una testimonianza da parte dell'amico di Salerno, come queste bacchette veramente hanno dei poteri eccezionali. Abbiamo la bacchetta della fortuna che garantisce scientificamente delle vincite all'otto, vincite al totocalcio, vincite ai cavalli, vincite alla corsa dei cani e vincite al combattimento dei cani. E poi abbiamo la bacchetta del lavoro. Questa bacchetta, abbiamo la testimonianza di amici che ci hanno scritto, pensate, perfino dall'Argentina, per testimoniare il sacro potere di queste bacchette di Astrakhan proveniente dagli antichi regni della Cina. Signori, il prezzo cada uno di queste bacchette è di 250.000 lire, tranne la bacchetta della salute che costa 625.000 lire.
perché sulla salute non c'è prezzo, senza la salute non c'è prezzo che tenga. Ma come viene mandata offerta bacchette della salute, bacchetta della felicità, bacchetta dell'amore e bacchetta del lavoro, le offriamo, ve le offre il Mago Mercedes al prezzo assolutamente eccezionale, un prezzo che, ripeto bene amici miei, serve solo ed esclusivamente a coprire le spese, e sia ben inteso, e questo sia anche ben inteso a tutte le malelingue che lasciamo perdere, ad un prezzo assolutamente eccezionale di 1.250.000 lire, al quale riceverete presso la vostra casa in un pacco sigillato anonimamente, senza il vostro nome e cognome, nessuno potrà sapere i fatti vostri, in questa splendida cassettina proveniente anch'essa dall'antica Cina, di legno di pioppo sacro, che è un legno particolare nel quale le nostre bacchette devono essere infilate per mantenere intatto tutto il loro potere dell'antica saggezza della Cina. Mago, il Mago. Prezzo, scusami Mago. Amico di Salerno, ma non hai detto che erano giapponesi queste cose? Per piacere dalla regia, per piacere dalla regia, non mi fate alzare, sto lavorando, per piacere. Il prezzo assolutamente eccezionale, 1.250.000 lire o 250.000 lire la bacchetta, senza lo scatolo, che praticamente non servirebbe a nulla senza lo scatolo, agli amici. Quindi è il Mago Mercedes, come consiglio d'amico personale, vi consiglio di acquistarla tutti insieme nella vostra confezione a lire 1.250.000. Possiamo continuare con l'amico di Salerno. Mago, io ho un problema che ci vorrebbe una bacchetta magica per risolverlo. Io perciò mi sono. E noi ne abbiamo una e ne abbiamo quattro. Mago, io stamattina quando sono sceso per andare in ufficio mi sono accorto che mi hanno rubato la macchina e non la tenevo assicurata. Vorrei sapere se la trovo questa macchina. A me quella mi campava. Vuoi sapere questa macchina? Benissimo. Vogliamo il consulto con le carte? Vogliamo la moneta africana? La sagra clessidra? Vuoi dargli a stracare? E voi me la consigliate la clessidra, Marco? Io ti consiglio tutto, per me è differente. E allora facciamo questa clessidra. Io leggo in queste cose come in un libro aperto. La sagra clessidra, adesso tu ti dovrai concentrare, e questa clessidra ha un potere veramente, che è una cosa eccezionale, spettacolare. Adesso, quando io ucciderò la clessidra, questa sabbia qua, questa sabbia magica, passerà da questo a questo con una semplice rotazione. Da questo momento tu ti dovrai concentrare sulla sabbia e formulare la domanda che vuoi sapere. La trovo la macchina? Io vedo, amico da Salerno? Sì. Ti è stata, diciamo, rubata una macchina? Sì. Perfetto. Questa macchina tu ancora non l'hai trovata, è vero? Sì. E non sai chi te l'ha rubata? No. E non potrai mai saperlo, perché chi te l'ha sottratta è un delinquente. Il Mago Mercedes ti consiglierebbe di... Hai fatto la denuncia della macchina? No, non l'ho fatta ancora, volevo prima sentire il vostro parere. Amico di Salerno, dove ti è stata rubata questa macchina? A Piazza della Concordia. Quando ti è stata rubata? Stanotte, mannaggia, Gesù Cristo. Amico, non bestemmiare, non bestemmiare, non rompere il potere astrologico delle serie. Che macchina era, amico di Salerno? Un Alfa 75 Tube diesel. Era rossa? Ah, ma come sapete che era rossa? Amico, noi ci dovremmo venire per un consulto. Ho
telefonare direttamente al numero sovraimpresso ed esporre il tuo problema. Ecco, esporre direttamente il tuo problema per piacere dalla regia, mio cognato, ci penserà lui a risolverlo. Puoi stare tranquillo. Ma c'è qualche speranza? Ci sono molte speranze. Chi le teneva dell'autoradio? C'aveva l'autoradio, so anche questo. C'erano anche dei CD dentro, è vero? È vero, era pieno di CD. È vero. Gigione, Nino D'Angelo, Mario Mengola, il più bello. Il più bello. Ho sapito l'ultima di Mario Mengola. Come no? Che si chiama Curtiella. Curtiella, Mario è un carissimo amico. Io spesso ho avuto qui Mario per un consulto e devo dire che è veramente un grande artista. Ma io non vorrei approfittare di voi, ma potreste dalla televisione fare un appello a questi ladri? Non ce n'è bisogno. Queste persone che, diciamo, hanno preso la tua macchina, non chiamiamoli ladri, perché a volte, sai, non possiamo sapere. Ecco, diciamo che queste persone già hanno capito. E diciamo che in un certo senso io già mi sono messo in contatto con queste persone. Ti basta telefonare al numero sottoimpresso qui e parlare direttamente con mio cognato. Puoi fare il mio nome, ci penserà lui a risolverlo, specificando che tipo di macchina era e dove ti è stata rubata. Va bene, amico di Salerno? Grazie, Marco. Stai senza pensieri. A questo punto la trasmissione, il nostro appuntamento quotidiano è terminato. Un abbraccio a tutti gli amici che hanno avuto la cortesia. Forse abbiamo ancora il tempo per un'ultima telefonata. Pronto? 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 Abbiamo una signorina in linea? Sì. Ecco, benissimo, da dove chiami? Siamo da Salerno. Ancora un'amica da Salerno, sei sposata? No, non sono sposata, ho dei problemi di salute. Benissimo. Allora, amica, che cosa vogliamo fare? Quando sei nata innanzitutto? Sono nata il 20 agosto. 20 agosto, 20 agosto, acquario? Ascendente. Ascendente, sempre l'ascendente. Io ti seguo, guarda, lo so che... Sempre l'ascendente. Io ho telefonato perché sono caduta per le scale. Benissimo. Sono fatta un poco male. Ecco, capisco benissimo, ci ho capito. Hai capito, non posso... Amica di Salerno, per piacere della regina, adesso concentrati con attenzione. Ecco, questo qua è un complicatissimo meccanismo. Questo meccanismo ci giunge direttamente dall'America. Ecco, prego le telecamere della regia di inquadrarlo. È inquadrato regia? Ehi. Benissimo. Ecco, amica di Salerno, vuoi sapere qualche cosa relativamente ai problemi di salute? Sì, perché sono caduta. Ecco, allora fissa intensamente questo oggetto e dici il tuo nome mentre lo stai fissando. Mi chiamo Maria Porco. Ecco, tu hai avuto un problema, sei caduta per le scale, eh? Sì. Ti sei fratturata la patata. Ma io non volevo. Sei fratturata la patata. Sei spaccata l'osso della patata. Oh, fate tu come? Ho detto, dopo voi ci hanno uscito una maglione che mi piace. Ho detto, ma secondo te la posso fermare in mezzo alla strada? Dopo le un problema che ti fatti chiesto. Ho detto, no, dopo, io a me uno se mi fermo in mezzo alla strada, lo sputo sul pesce. Poi è stato un po' lo sputo del buco del pesce. Marco, ma chi è stato pure? La valida con la guardia. Io mi voglio dire una cosa. Marco, ma è il mio problema. Chi sarà?
Vabbè, che l'assistono cosa lei? Umano. O 1975. Io, ho sottoscritto. Torno alla luce. E forse non tu. Fora l'ex, come si chiamava? Lo cinema corale a Salerno, non ricordate? Prima si chiamava cinema corale, ma come si chiama? Come si chiama? Ma si chiama Augusteo. Ma come Augusteo? Odiato. Odiato? No, Ehi, l'ex cinema corale. Io non c'è. Ora prendere un locale. Facendomi l'inaugurazione. E chiamava, poi si vede tutta la gente casonata, è giusto mi sbaglio. Facendomi venire a Roma, la Roma. Forse capire. Pasquale Chinotto. Ma però non mi dica di stare, bisogna chiacchierare tutta la casa. E Peppa Farfarino. Tu ricordi a Peppe Farfarini? Ma sei pazzo Peppe Farfarini. Che lo metteva a fa? Se ne erano pulini, lo sentiva. Ma lo sentiva già tu stavi facendo. Facendo una cosa, come si chiama? O riff, ma. Ah, così pazzi. Accenda così, oggi si fa una cosa che se non da buscava anche 5 litri. Perché? Si si sta spuntando. Non si parla. Si si vede pure la vita. Si vede la vita. Chi sa tua vita? A Luesca. Quando va? Perché? Perché non si può fare oggi? Perché lo faccio subito? Vi faccio 1500 persone. Se c'è 100.000 lire, ognuno di loro, quando ne sono 3.000? Sono 500.000 lire, uno il capo lì, sta fatto. E perché fatico? Senza niente. Ma non è per me, perché io sono più pazzo di voi. Io la sera quando finisci? Tu mi morirà così a me. O 1979 che capito fino a Capace. E la sera quando finisce ci pugliere a forza. Ma che non vogliamo fare un Pink Floyd? Non ti parla. Non Beatles. Che buono. A quando voi dici chi? Chi ti dice che va? Sono tutta questa musica qua. Che è la musica che abbiamo sentito? Ma dice tu non può fare grazie a un cazzo che non può fare. Cade bene l'avvocato della moglie, il consigliere di un vocazzo, la marone, i pozzi, mette quella roba, chi le dica, venne avvicinato a me e fanno da dove questo è pazzo. E giustamente, perché chi le vende deve svegliare una cosa per stare tranquillo. Ma noi abbiamo organizzato la programmazione che sta, no? Cigliere buone, abbiamo fatto scivere i capelli di ritmo. Cioè ci portate il centro a Roma, che hanno arrivato a casa, gli mi rivezzo un po'. Se cambia venire, abbiamo fatto questo, ci portati i facetti di uso 76 a salirne i Rockets, il facetto di uso 8 tenevo fume o touch atomico, come cazzo si chiamava, facetto di zumba la batteria, la coppa la buste. Io sono più pazzi di voi. Poi chissà ne ci va a dire anche la cantante, anche la là. Come si chiama? Indiano. Che è un nome americano, ma è picca. Indiano. Indiano, eh. Ci ha fatto neanche. Abbiamo fatto il sudamericano. Indiano. Ogni venerdì sera abbiamo avuto il sudamericano. Un discorso, ecco, un attimino un po' più particolare. Una cosa più particolare che abbiamo portato avanti, diciamo un sudamericano che fanno tutto qua, ma guarda.
O sudamericano ha buttato sottoscritto. Io e forse non ho venuto in Brasile e mi ho pigliato la vera musica brasiliana. Mi ha buttato lui a salire a sti quattro zingari, a sti quattro caffè, ci ha fatto sentire che era veramente. Che ne sa? Ma sul fatto che ho fuoco caldo dei fatti, mi ha portato un cornetto, come è? Stato sì. Che se l'idea? Che se l'idea che muova la riga pubblica, vedo sta sito. Beh, faccio sapere. Faccio sapere. È una cosa che al 99,99% si sa fare. E se mi avessi un permesso comunque. Ma è un'idea, che si ha la porta a capo. A gente se non vanno più i capelli di chiesa. Ma com'è sul locale? Com'è sul locale? Fuori l'ex scassa, poi ci stanno facendo una copertura. Stiamo facendo una copertura in lamiera, in modo che la può fare estate e inverno, non c'è sta problema, viene la lamiera in coppia. Siamo di là che con cazzo di cicarre nei furni, la tenda che regava a te un furno, a chi vuole con cazzo. Infatti no, ma qua se si deve fare la copertura, si deve fare il muratù sì, il muratù con cazzo, e quando va a spegnere? La lamiera è una cosa sistemata, fatta bene, tutto intorno, tutta la lamiera per torno. E praticamente, la novità grossa dove sta? Sta che tu gli resti tavolino. Tu stai assentato da tavolino e portano in pizza. Però la pizza, chi dà la porta? La porta una coglione che gli parte. Ti porta la pizza direttamente al tavolo. E poi il coscia fuori, il zizza fuori, tutta la forma, si manca un po' cazzo. E allora già è una cosa nuova, è un discorso un attimino nuovo, una cosa un po' più particolare. E poi quando è un sabato sera, e mi mise una cosa, uno schermo gigante, un karaoke. Ma non un karaoke che fanno questi quattro zingari. Un karaoke che fanno a vestire. Cioè tu praticamente, mentre canta, tu mentre canti non puoi pure vedere in uno schermo e te scrivi sotto scritti in parole. Sai quando viene accusata sta pazienza sullo schermo con caraone che esce in parole? Dici una cosa, va a te. 100.000 lire. 100.000 lire. Se tu sangue e ci avrei a te, ma così. 100.000 lire. 159 milioni costa sta parecchio. Ma è una novità esclusiva, è una cosa che a Salerno è una fan di paccaro quando la vedi. Allora tu, è una cosa simpatica perché ti mangi la pizza, ti vira la guaglione che ti porta la cosa viva, te ne tu vuoi fare una cantata col karaoke. Una bella musica con un patizio, se questa capite. Io sapevo, la domenica sera tenevo un collegamento diretto, mettiamo un televisore, ma uno grosso, per chi si può creare la partita, perché giustamente, questa è una cosa che ho pensato, vedi che le parte fa l'esclusamente vincente. Perché accende la domenica sera comunque esce, perché se da creare la domenica sportiva, la cosa, la partita della Salernitana, vita e muore. Allora noi mettiamo la televisione là, e tu devi creare la partita e ti mangi la pizza. Dice, ma la televisione è poca, ma chi sa che non tutto qua? Chi sa, come si piglia la pizza, si mette innanzi a sperare la televisione, la partita non rompere un cazzo. Poi come viene per un muro e sono di carte? Tutto qua. C'è un no. E poi mi ha messo un locale, poi effettivamente sta venendo buono. E mi ha messo una lamiera per coppa. Poi c'è mi ha messo... Derre mi ha lasciato proprio a così, una cosa rustica. Poi mi ha messo i tavolini di là che sembra Forum Concorda, la nave Concorda. Sono tavolini di legname, seggi normale. Un progetto ci ha fatto una ricetta, ma dice loro. È venuto a montare la piedra. Una cosa simpatica veramente,
L'unico problema che ci sta è che quando chiodra sarà poco contento. Però dici che ci stanno due fatti pure. Che ci sta uno sempre là fuori, che chi mi chiodrà. E mona, mona metta. Il problema è molto che mi metta. Che mi metta la sicurezza. Un parcheggio di qua. Un parcheggio. Stanno per entrare come. Un parcheggio di macchina con il team fuori, cioè praticamente in macchina parcheggio non lo fa a spiaggia. Sì, devo un premio che figlio fa. Chi? Non do ciò che mi fa. Ma fai lo sto della lavoro di me. E vai a. Già va. Il mostro è no, però con il registratore si deve fare. Eh sì, è perché quello non mi riesco a visualizzare. Già, ho messo un giro dell'onorevole Scapone. Che cosa? Ma ci vuoi uscire? Un discorso, un discorso. Uno che chiede il voto, Scapone che chiede il voto. E questa, vedi? Ma è stata io che si presenta. Non c'è un volante, ma tutte cose dentro. Si presenta il cognato. Ti sei partita da lui. Da te perché? No. Mi ha chiesto come lui. Ah? Mi ha chiesto come lui. Ma perché come l'hai saputo? A me non si vede la televisione come lui. L'ho pigio in una delle persone. E va, va. Succhetto. Vai con Scrappo. Succhetto in una lettera. Vai in Gianfranco. E in Gianfranco mi si non sapete. E mi sono ritornato con quello che si può fare. Non da pessima. Uno non sta carato perché si porta le lezioni. Perché qua in Italia sono una maniera di fatiente a tagliare la capa a tutto quanto, infatti che se non c'è sta niente da fare. Fatiente solo uno e fatiente solo l'altro. Oh, sono tutta una razza. Sono tutta una razza, non c'è sta niente da fare. Anzi, non ci vuole più a votare. Di chi sta non ci vuole. I casi. Un voto ci vuole a Cainato, ma perché Cainato ma... si presenta veramente, visto si presenta di socialista, no? Che sono l'unico, cioè. Lascia fuori. Nell'ambito. Sì, va bene, però se l'aspettavo. Nell'ambito della provocazione. Delle attività culturali rivolte verso il tessuto ancora sano da parte della nazione contro i vili attacchi della magistratura bolscevica che hanno stato perpetrati nei danni della mia presente persona e nei danni di Antonio Scrapucci, mio cognato, ingiustamente e vilmente accusato da una giunta di sinistra che ha fatto del bolscevismo la sua bandiera contro il sovvertimento di valore cristiano, democratico, cattolico, liberale, di progresso e di cultura. Pertanto vogliamo ribadire estremamente il nostro impegno, sempre più fermamente, la nostra forza e la nostra coesione da parte del Polo della Libertà e di tutte le forze sane tesi ad un liberismo che possa ridare lustro e più forza gloriosa al nome dell'Italia intera, nella specifica della città di Salerno. Pertanto invito tutti i cittadini, invito tutti gli amici a liberarsi finalmente e ad esprimere il loro voto nel massimo compiacimento dell'ottica liberal popolare democratica. In un'ottica sempre tesa al progresso della nazione, con la gente e per la gente, con il popolo e per il popolo, nell'ottica di un progresso di sempre maggiore accrescimento di civiltà e di cultura cattolica democratica liberale. Buonasera.
interpretazione. Che ci fai, eh? Faccio le cose, un monologo di... Dopo come? Dopo come? Signori. Arrivo cortesemente. Oro zecchino, signori. Sono 15 carati. Sono 15 carati, signori. Signori, avete presente qual è attualmente il prezzo dell'oro? Mario, qual è il prezzo dell'oro? 20.000 lire al grammo. 20.000 lire al grammo. Questo bracciale quanto pesa, Maria? Le orecchie. Pesa molto, signori, questo bracciale. Sicuramente pesa molto più di un grammo. Signori, questo bracciale, non sono impazzito, non ho bevuto, non mi fate ingannare dal bicchiere. Signori, io questo bracciale non ve lo do a 100. Non ve lo do a 70 e non ve lo do a 50. Signori, questo bracciale è 35.000 lire. Signori, bracciale oro zecchino. Signori, l'oro va 20.000 lire al grammo. A occhio e croce questo bracciale saranno 200-300 grammi. È un bracciale pesante, lavorazione finissima. Oro, lavorazione artigianale fiorentina, signori. Questo bracciale, alle prime 15 persone che telefonano, io lo metto qui, signori. Sarà a posto. Mi voglio comprare il bracciale. Abbiamo l'anello, grazie di mi attendere un momento. Signori, questo qua è uno zaffiro israeliano. Una pietra preziosissima. Signori, io vi pregherei la regia di fare un primo piano sull'inquadratura. Notate la lavorazione, signori. Notate, questi sono brillanti, signori, sono brillanti, mannaggia madonna, sono brillanti, uno per uno, incastonati a mano, il valore singolo di una singola scatola di brillante si aggira sulle 600.000 lire. Non sarebbe quantificabile il valore di questa pietra, signori, uno zaffiro israeliano. Non tutti sanno la differenza che ci sta, ma questo è uno zaffiro israeliano, signori. Una pietra dura destinata a rimanere nel tempo. Signori, montato su una splendida superficie in oro zecchino, non è placcato, signori, c'è tanto di certifica, prego la regia di inquadrare. Ecco, signori, questo anello 125.000 lire. Voglio aggiungere nel lotto bracciale in platino elasticizzato con una perfetta incastonatura di brillanti. Signori, questi sono brillanti indiani provenienti da una collezione privata che abbiamo avuto in esclusiva per questa nostra emittente. Signori, il prezzo del braccialetto e del fantastico anello di zaffiro israeliano. In più, signori, mi rovino, ci aggiungo anche questo fantastico orologio, ultimo riprovato nell'ambito della scienza e della tecnica, signori, il tutto a sole 355.000 lire. Signori, al prezzo, cosa ci comprate oggi con 350.000 lire? Signori, ci fate la spesa due volte. Dopodiché i soldi se ne sono andati, ma queste sono cose che restano, signore. 350.000 lire alle prime 15 telefonate. Vai dalla regia. Regia? Pronto, non posso comprare il braccialetto? Ha chiamato per la seconda figlia. Questa voce la caruccio. Sì, io sono uno di quelli che sta sempre davanti alla televisione. Voglio già farci più. Pronto. Pronto? Voglio dire, ti voglio far regalare il braccialetto Belluso. C'è Simoncina, chiamo Sonia, c'ho 51 anni. Come si chiama il tuo lui?
si chiama Carlo, viene la voce sì, pianista, ma messo in cinta. Io me lo tengo. Ma che stai dicendo? Come ti chiami? E perché sei venuto qua? Ti posso fare una domanda? Sei la tua fidanzata da parte, tu conosci un'altra che ti vuole tirare una mugnetta, tu te la fai tirare. Ma chi è questo? Che era la distressa di notte. Quando fanno i domande spiritosi, ti piace il pesce? Uè, che hai capito? Voglio ma fai il mostro della laguna nera. Vediamo come è venuta per il cazzo, ce l'hai tutta. Che c'è la testa tutta quanta? No, qualcosa. Qualcosa? No, non si pazzi. Ma poi almeno come è venuta. Non posso prendere il cielo del colpisce. Non mi importa nada.